Eccomi, giusto un saluto e un consiglio di lettura per i prossimi giorni. Fuori ci sono 34 gradi, in questa stanza non molti di meno. La situazione la conosciamo, è un'estate fatta di aridità, di calore estremo, di cambiamenti climatici in corso. Bene, è proprio per questo motivo vi consiglio la lettura di questi due testi che trovo straordinari. Il primo è un libro del 1933, Al Dio sconosciuto, di John Steinbeck, premio Nobel per la letteratura, che ha a che fare esattamente con i temi che sono alla ribalta in questi giorni. È la storia di una famiglia americana che si sposta negli anni della crisi verso Occidente, è una famiglia di agricoltori che ha a che fare con una siccità storica, incredibile, mai avvenuta prima. E Steinbeck, in questo straordinario capolavoro, fa sentire al lettore esattamente quali sono le sensazioni di chi si trova come il personaggio protagonista del racconto in una situazione di questo tipo. L'altro è pure questo è un romanzo, Bruno Arpaia è l'autore, un romanzo uscito recentemente, Qualcosa là fuori, molto molto bello il testo di Arpaia che descrive un'Italia prossima avventura, avvolta e sconvolta dai cambiamenti climatici e descrive una migrazione, questa volta non più all'interno del Mediterraneo, da una costa all'altra del Mediterraneo, ma interna all'Europa, dall'Italia verso il nord, verso la Svezia, verso i paesi nordici. E questa volta i profughi, questa volta i migranti, siamo proprio noi.